Bentornati sul canale Peter Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi di Countdown. Se un'applicazione potesse dire quanto tempo ti resta. A me mancano 63 anni. A me 57 anni. Prima di morire, vorresti saperlo? Cosa? 2 giorni. Quell'applicazione è solo un fake, mi sembra ovvio. Lo diceva anche la mia ragazza. L'applicazione diceva che stava per morire. Film di Justin Deck, regista che praticamente non ha mai fatto un lungometraggio. Siamo di fronte... Allora, cerchiamo di capirci. Siamo di fronte a quella categoria di film, diciamo, un po' commerciali, fatti per i ragazzini, per i teenager. Un po' come Obbligo Verità o Polaroid, insomma. Quindi, se andrete al cinema a vederlo, non aspettatevi di vedere un film particolarmente impegnato e profondo. Countdown è un film horror che parla di un'app che, una volta che l'hai installata, ti dice il giorno e l'ora esatta in cui morirai. La struttura del film è molto molto semplice, infatti diciamo che risulta abbastanza noioso, ma essendo scritta molto bene ed è priva praticamente di errori, di buchi o di incongruenze, è una trama che fila molto bene. Diciamo che siamo di fronte a un film piuttosto mediocre, ma che nella cerchia di film, diciamo in quella fascia di film di questo genere, quindi horror teen, horror per teenager, diciamo, si eleva rispetto a questi film perché vengono applicate delle ottime scelte. Uno intanto appunto ha una trama solida, la questione dell'app demoniaca è spiegata ed è, diciamo, una spiegazione piuttosto banale, piuttosto non ti stupisce. Però i personaggi sono caratterizzati piuttosto bene, alcuni sono personaggi, diciamo, simpatici, messi nel contesto per fare la battuta, per far ridere, e devo dire effettivamente, a differenza di altri film di questo genere, Countdown ha la fortuna di non prendersi troppo troppo sul serio, quindi di conseguenza, buttandola anche in cacciara e sul ridere, alleggerisce un po' quello che è un film poco credibile, poco intrigante, proprio per la sua banalità. Insomma, è un film che risulta assai meno noioso di Truth or Dare, di Polaroid, è meno ridicolo. I personaggi sono molto più credibili, inseriti bene nel contesto. Sono davvero davvero brutti le scene, quelle che dovrebbero far paura, che in realtà sono fondamentalmente dei jumpscare, alcuni leggermente efficaci, ma comunque in rarissimi casi ci sono un paio di jumpscare che non ti aspetti, quindi quello funziona. Però ecco, è un film che si basa sui jumpscare, sono fatti anche, insomma, così, in modo piuttosto banale. La rappresentazione demoniaca di quest'app che viene a ucciderti è molto, insomma, ci sono delle scene ridicole, ma è abbastanza uno standard per questo tipo di film. Però appunto Countdown è un film che in fin dei conti è fatto molto meglio. Ci sono un paio di battute dove si ride di gusto, la trama fila, scorre, non è noioso, a parte una parte centrale finale dove appunto rallenta un attimo, ma questa è una cosa che succede anche a film molto belli, quindi è abbastanza normale. Non c'è sangue. Io dico sempre che questo genere di film molto, insomma, superficiali, molto commerciali, sarebbero veramente molto più belli e molto più significativi se usassero un po' più di scene gore, un po' di splatter. È un vero peccato, perché questo lo fa rientrare nella categoria di film che vanno bene per i bambini di 14 anni, ragazzini di 14 anni, 13 anche, ma è proprio un teen movie, anche se devo dire è scritto molto meglio, la trama è molto semplice, però perlomeno fila. Il personaggio della protagonista, questa infermiera, che anche lei finisce nella maledizione dell'app, è un'infermiera, un'attrice molto bella. Comunque il suo personaggio riesce comunque a crescere durante il film, e questa è una cosa non banale per un film come questo, e da ragazza
ragazza normale, un po' intimorita con i suoi problemi anche familiari, riesce a diventare un'eroina. E questo è molto, molto interessante, appunto, per un film come questo, che è un film molto semplice. Ci sono personaggi comici molto divertenti, ci sono altri personaggi secondari appena abbozzati. È un film che consiglio veramente solo a chi ha una giovane età o una particolare paura per i film horror, quindi non vuole andare subito sulle cose pesanti. E poi un'altra cosa che vi consiglio, per rendere un pochino più piccante una visione che sicuramente non sarà memorabile, scaricatevi almeno l'app e vedete quanto tempo vi rimane da vivere. Almeno con i vostri amici potrete chiacchierare di quello all'uscita del film. Dai, siamo di fronte all'ennesimo film per teenager, l'ennesimo film fotocopia, ma che si eleva molto da un punto di vista della realizzazione della sceneggiatura per la fattura e la capacità comunque di intrattenere abbastanza. E niente, questo è tutto per Countdown. Vi suggerisco di scaricare l'app, venire qua nei commenti, scrivermi quanto tempo vi resta da vivere secondo l'app di Countdown. Ditemi se vi è piaciuto il film, se l'avete visto, se lo andrete a vedere. Lasciate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. E ci vediamo al prossimo video. Chi è? Sto cazzo! Ah, ok.